né vincitori né vinti nel big match della decima giornata del campionato di eccellenza. Termina con un pareggio a reti bianche Corato Biceglie. Gara maschia e piena di contenuti tecnici a dispetto del risultato. Nessuno scossone dunque in vetta, complice il medesimo risultato del Manfredonia. Nero verdi primi insieme ai Sipontini, nero azzurro stellati che inseguono a due lunghezze. Le formazioni. Di Domenico modifica due undicesimi rispetto al Corato Corsaro a Molfetta. C'è Cannito in cabina di regia accanto a Diomandé e Brandonisio. Suriano la prima punta con Conè e Frappampi nei suoi lati. Conferma per l'under Spadavecchia a sinistra. 5 recupera i pezzi in difesa ma non si schiora dal 3-5-2 tipo. Lo Grieco vince il ballottaggio con Barletta a sinistra, D'Argenio preferito allo Sapio a centrocampo. In attacco Bonicelli con il grande ex di Rito. Al coppi di Ruvo ritmi subito vertiginosi. Al settimo Diomandé taglia per Conè ma il rasoterra dell'Ivoriano non trova la correzione di nessun compagno. Altra ghiotta chance per i Roverdi al 17esimo. Azione confusa in area bicelliese. Frappampi ne raccoglie e calcia da fuori. Taroli si lascia scappare la presa comoda e Conè da due passi mette in rete. L'assistente annulla per fuorigioco dell'ex Vieste e Canosa. Continua ad essere caldo l'asse Diomandé Conè. Quest'ultimo si incarta ma taglia fuori il difensore. Nuovo tentativo ravvicinato ma bravo Taroli con i piedi. Devastante la corsia mancina del Corato. Conè ammattisce nuovamente il malcapitato D'Ambros ma calcia sull'esterno della rete da buona posizione. 5 avverte la sofferenza e corre ai ripari. Passaggio al 4-4-2 con D'Argenio più vicino ad Ambros per fornirgli un raddoppio nel duello con Conè ed il Biceglie ne beneficia subito. Al 32esimo i nerazzurro stellati reclamano per un contatto Bonicelli-Lipanto in area di rigore ma l'arbitro lascia proseguire. La prima frazione lascia in dote una bella partita e l'alba dei secondi 45 non è da meno. Qui tentativo dei 25 metri di Frappampi a poco a lato. Risposta immediata del Biceglie con il collo esterno di Lo Grieco alto. Al 65 colossale palagol per il Biceglie. Lancio dalle retrovie, difesa coratina che si alza in leggero ritardo. Bonicelli va in fuga solitaria ma è troppo mobile davanti ad Altario. Nerazzurri decisamente meglio nella ripresa, ma la copiosa pioggia battutasi sul sintetico di Ruvo fa calare decisamente i ritmi. Di Domenico si gioca le carte Baie, Zazza e Bozzi. 5 richiama di Rito per Salghero. 90esimo minuto. De Vivo ci prova su punizione dei 30 metri. Palla che schizza dinanzi ad Addario, bravo però nel rifugiarsi in corner. Il Biceglie resta in 10 per l'espulsione di Mastrippolito ed il Corato sul gong prova il colpo da 3 punti. Imperioso stacco da corner di Lipato. Ancora Taroli super nel difendere l'imbattibilità esterna. Termina 0-0. Un punto tutto sommato utile ad entrambe le compagini dell'economia del campionato. Il Corato mantiene primato e serie positiva. Il Biceglie trova il nono clean sheet su 10 incontri. Grande vincitore sicuramente il pubblico del Coppi. Accorso in massa per l'appuntamento. Domenica prossima, Corato San Marco e Biceglie Poligno.